Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Come stai? Tutto bene, diciamo tutto bene, vai. Diciamo tutto bene. Purtroppo sono giorni un po' duri, però ce la faremo, dai. Io l'ho detto anche ieri a Giorgia, sai che Sì. ieri ho avuto Giorgia Trasselli ospite qui. Sì, anche perché ti seguo, tra l'altro ti faccio i complimenti per questo appuntamento. Diciamo Grazie. che tu ce la stai mettendo tutta per farci trascorrere qualche minuto in serena compagnia. E ieri sera devo dire. I social, veramente in questo periodo stanno furoreggiando, ci aiutano molto. Ieri sera, appunto, mi sono gustato l'intervista della grande Giorgia, quindi complimenti a lei e a te. Grazie, sì, è uno spazio piccolino così per passare un po' di tempo, ecco, in questi giorni di quarantena. Speriamo di fare buona compagnia, anzi, salutiamo tutti quelli che avranno la bontà di ascoltarci, insomma. Va bene. Luca, allora, ricapitolando, tu sei un conduttore e un autore radiotelevisivo, presentatore e giornalista. Sei laureato in giurisprudenza, sei docente di materie giuridico-economiche, sei insegnante di dizione, di dizione fonetica e public speaking. Sei stato sia inviato speciale che conduttore di numerose trasmissioni RAI, ne ricordiamo alcune, Uno Mattina, Teleton, Un Pugno e una Carezza con Alda Deusanio e Vita in Diretta. Ecco Luca, io partirei, ho fatto questo sunto e partirei con la prima domanda. A proposito di questo, che ricordi particolari hai di tutti questi anni trascorsi in Rai? E se c'è un ricordo particolare che porti nel cuore? Bella domanda, anche perché insomma qualche altra volta ti dico mi è stata formulata e la risposta poi è sempre piuttosto, come dire, dubbia, nel senso che ti si para davanti agli occhi, nella mente il film di tanti anni, di tante bellissime esperienze e sinceramente ti dico d'emblée che le conservo tutte nel cuore a livello paritetico, quindi comunque potrei dirti che la prima volta che ho fatto una cosa importante in Rai è stata proprio la prima serata di Rai 1, Un Pugno e una Carezza, era un varietà del 2001, era la risposta di Rai 1 a Canale 5 che imperversava già da un anno con C'è posta per te di Maria De Filippi Sì. e quindi la Rai pensò bene di inventare una trasmissione che fosse diciamo simile, non c'erano i postini ma c'era l'inviato che con una rosa in mano andava appunto ai due contendenti, ai due duellanti, riportando il messaggio dell'uno all'altro, quindi insomma sulla falsariga di C'è posta per te. Beh, mi verrebbe da dire che diciamo questa è stata la cosa più emozionante perché è un po' l'esordio, anche se in realtà poi io dagli anni 90, dall'89 in realtà bazzicavo gli ambienti Rai perché fresco di diploma iniziavo a studiare la sapienza giurisprudenza e mi intrufolai subito negli ambienti televisivi Rai facendo il figurante, il claquer. Oggi il pubblico spesso si organizzano delle vagonate Dei di persone che pullman. vanno a vedere trasmissioni, Sì, esattamente, vero, pullman. vero. All'epoca invece il pubblico era più che altro un pubblico mercenario, insomma, eravamo figuranti speciali. E soprattutto quelli che poi riuscivano a guadagnarsi uno spazio nel parlare. E io questo spazio me lo guadagnavo abbastanza facilmente, tant'è vero che nel 90 feci i fatti vostri, la prima edizione con Fabrizio Frizzi, da lì nacque la mia amicizia, che notoriamente insomma sappiamo, Il con grande Fabrizio, Fabrizio il Frizzi, grande Fabrizio, grande. del quale poi vorrò dirti raccontarti una cosa. E quindi insomma avevo già annoverato delle esperienze, avevo cominciato a fare Vita in Diretta nel 98-99 in quella stagione televisiva con Michele Cucuzzo, facevo i collegamenti dalla Calabria e anche nel 2000, però nel 2001 insomma arrivo in prima serata e questo per me fu insomma veramente un ricordo, è un ricordo indelebile, quindi probabilmente ecco per risponderti forse il ricordo principale almeno di quegli anni va poi ad incunearsi proprio nella prima serata di Rai 1, essere 13 mercoledì in prima serata su Rai 1, avevo tanto spazio, insomma è stata una cosa Una molto bella. bella soddisfazione, Sì, soprattutto. assolutamente sì. Poi vabbè, Uno Mattina per 14 anni, però tu mi hai detto appunto che cosa ti viene in mente? Beh, mi viene in mente lo startup su Rai 1 perché io avevo assaporato Rai 3, Rai 2, avevo fatto il palinsesto notturno di Rai 1, però la prima serata di Rai 1 fu una grande emozione. Invece, Luca, com'è la vita? Sappiamo tutti che hai fatto per tanti anni, appunto, l'inviato a Vita in Diretta Uno Mattina, ma la vita di un inviato che gira l'Italia in lungo e largo, quindi Mamma diciamo mia. conduce una vita piuttosto zingara, tra virgolette, chiamiamola Sì, no, così, ma assolutamente sì. ogni Guarda, ma giorno, quindi sì. come ti sentivi? Guarda Ecco. Marco, è una bella vita perché soprattutto se fatta poi negli anni di grande giovinezza, ero poco più di un bimbo,
o quasi, insomma, quando ho fatto l'inviato per tanti anni. A volte ti dico, oggi mi domando, quando mi tornano in mente tante bellissime cose di tante edizioni di mattina, come ho fatto? Cioè, nel senso, chi mi dava la forza? Anche perché tu capisci, quella è una trasmissione che esiste da più di 30 anni. Il daytime di Rai 1 parte con 1 mattina. Sì. Noi siamo i primi a dare le notizie, spesso buone, ma tante volte, come in questo periodo, purtroppo, diciamo, quel contenitore è foriero di non belle notizie. E gli inviati sono sul campo, sono veramente dei militari, cioè vengono fatti partire all'improvviso, anche e soprattutto in situazioni come queste. Infatti, il mio pensiero va ai colleghi che ancora oggi fanno questo mestiere durissimo, perché poi lì non puoi dire sai non vado perché c'è il virus, sai non vado perché c'è la guerra. L'inviato va, l'inviato racconta in diretta o anche con dei servizi chiusi, ovvero registrati, ciò che sta accadendo. Quindi tu sei praticamente un uomo o una donna dalla valigia sempre in mano. Io ho girato tantissimo, io vivevo sull'aereo, lei oppure diciamo, le macchine Rai o anche la macchina mia personale, perché spesse volte amavo anche muovermi con la mia macchina. Quindi è un lavoro straordinario, bellissimo, rifare tutto quello che ho fatto, però probabilmente oggi, che ho qualche anno di più, mi chiedo, mamma mia, ma come ho fatto? Beh, lo fai con lo Certo. sprint della giovane età, con la voglia di volerlo fare. Una mattina mi ha dato tantissimo in ogni senso e io spero di aver dato comunque anch'io un mio piccolo contributo, ma visto che mantengo ancora degli ottimi rapporti con gli autori dell'epoca, con i conduttori dell'epoca, io ho fatto varie 1 mattine, da Livia Zariti a Luca Giurato, da Franco Di Mare a Caterina Balivo, a Eleonora Daniele, insomma ne ho fatte davvero tante, a Sonia Grey e beh, con loro mi sento ancora. Periodicamente loro hanno un bel ricordo di me, questo mi onora e io li ricordo tutti con grandissimo affetto. Bene, ci fa piacere, ma ti ricordiamo tutti con grande affetto, Luca. Grazie Marco, sei carissimo. Tu in 30 anni in 30 anni di carriera hai inoltre presentato anche molti eventi importanti, regionali, nazionali e locali, giusto? Lo sappiamo, ovviamente. Grazie. E hai Hai conseguito. studiato, Eh eh? sì, ho preso qualche appunto. Hai conseguito anche molti premi importanti e per ben 25 anni sei stato l'ideatore e presentatore del Festival di Avezzano. Una grande kermesse che conosco molto bene. Certo. E hai ospitato grandi artisti, come ne cito Sì. alcuni, ovviamente Pippo Baudo, Loretta Goggi, Maurizio Costanzo, Michele Sì. Cucuzza, Rita Pavone, Mara Venier e tanti altri. C'è un ospite particolare che in tutti questi anni di festival ti ha fatto emozionare particolarmente? Un ospite che tu hai ospitato e hai detto che onore averlo qui, veramente. Sì, beh, guarda, tu ne hai detti tanti, ma ovviamente per brevità ti capisco, ma ce ne sono veramente ancora un quadruplo da citare: Carlo Conti, Amadeus, il compianto Fabrizio Frizzi. Io non li ho avuti davvero tutti, Maurizio Costanzo, l'hai citato se non erro anche tu. Guarda, veramente in tanti anni, perché quella manifestazione l'ho portata avanti con l'aiuto, tra l'altro, di uno staff del quale tu negli ultimi anni soprattutto hai fatto parte egregiamente. Ma Grazie. con grandissimi sacrifici, davvero con uno sforzo solo umano. Però era una missione, era proprio talmente tanto forte il desiderio di realizzare per la città che mi ha visto nascere, nella quale comunque vivo e che amo moltissimo, un evento così importante che Vero. avevo alzato un po' troppo, dico oggi con, come dire, con il senno del poi, l'asticella della qualità. Tant'è vero, per rispondere alla tua domanda, già alla 15ª edizione nel 2009. Apro e chiudo parentesi, mi salvai per poco perché io feci il festival il 3 e 4 aprile e lunedì 6 ci fu il Ti devastante terremoto conosco, sì. dell'Aquila. Ancora adesso quando ci ripenso ho la pelle d'oca. Bene, in quell'edizione tra gli altri ospiti, Luigi Fenech, Michele Cucuzza, eccetera, avemmo Pippo Baudo che veniva a festeggiare 50 anni di carriera, all'epoca era ancora conduttore di Domenica In, parliamo appunto di 11 anni fa, e viene da noi a ritirare il premio Civiltà De Marsi, tu sai da me ideato e abbinato da sempre al festival, per i suoi 50 anni di carriera. Quindi avere Baudo vicino, ti dico la verità, per me fu una cosa emozionantissima. Cioè, Figurati. Baudo ovviamente per me quando ho iniziato questo mestiere era come dire, il Paolo Bonolis, l'Amadeus, il Carlo Conti di oggi probabilmente, no? Però Baudo era Baudo, di Baudo ce n'è stato probabilmente, ce n'è uno soltanto, con tutto il rispetto per tutti i miei amici e colleghi che fanno questo lavoro. Pippo Baudo ha rappresentato per me, che sognavo da bambino, proprio da bambino, perché dicevo,
dalla scuola elementare, i miei amici facevano le recite, io li dovevo presentare, quindi proprio una fissa antichissima. Beh, insomma, avere Baudo accanto poi come ospite è stata un'emozione grande. Io con Baudo ho già lavorato in Rai come figurante, appunto, come ti dicevo prima, Sì, in però trasmissione. poi coronare il sogno di averlo al Festival di Avezzano e conferirgli il premio è stata un'emozione pazzesca. Ma devo dire la verità, che non vorrei essere poco grato agli altri. È stato bellissimo avervi tutti, perché anche Loretta Goggi, un Immagino. altro mio mito, ma non soltanto mio, veramente è stato straordinario averla accanto. E Carlo Conti, Amadeus, tutti carinissimi. Fabrizio Frizzi, di Fabrizio ecco, ricordo e rispondo anche in questo modo alla tua bella domanda. Per esempio, fu gentilissimo, come è sempre stato nei miei confronti, ma volle sul palco del Festival di Avezzano, all'epoca eravamo ancora al Castello Orsini, non ancora al teatro, volle cantare una canzone che lui stesso aveva scritto per il suo amico Alex Baroni. E Sì. nel cantare questa canzone, ci sono i video su YouTube, Fabrizio Frizzi si commuove. E ricordo che al montaggio il regista Giancarlo Di Pangrazio, che voglio citare e salutare, perché è stato al mio fianco per tutti questi anni, Lo salutiamo, Dibba. lo salutiamo Dibba, in arte Dibba, In arte Dibba. mi fece notare una cosa che ovviamente lì in diretta non avevo colto perché ero dietro le quinte mentre Fabrizio si esibiva, che Fabrizio era talmente emozionato che il suo microfono praticamente andava e veniva davanti alla bocca, cioè gli tremava la mano. Quindi questo che cosa vuole dire? Il suo grande essere autentico, cristallino, vero. Fabrizio arrivava in quanto non ha mai messo schermi, infingimenti tra sé e il pubblico. E anche in quel caso era in una, tutto sommato, per la sua grandezza, in una piccola manifestazione. Eppure invece lui è arrivato con il suo carico di grande umanità, di generosità, di magnanimità e volle eseguire questa canzone, appunto, da lui stesso scritta per Alex Baroni. E al ricordo del suo amico si commosse. Ecco, questa è una cosa, è un'immagine che ho davanti agli occhi. Questo era Fabrizio Frizzi. Fabrizio era come lo vedevamo in televisione, non Meraviglioso, aveva maschera. meraviglioso. Io l'ho frequentato per tanti anni, credimi Marco, una persona stupenda, con la quale tante volte io ancora mi relaziono, nel senso non sono mai riuscito a cancellare il suo numero di cellulare dalla mia rubrica, mi riguardo ogni tanto i suoi messaggi. Non lo so, me lo sento molto vicino perché Fabrizio era carino tanto, tanto, e io ho conosciuto tante belle persone nello spettacolo, ma Fabrizio era davvero Fabrizio. Un grande, grande Fabrizio, lo ricordiamo di Sì, nuovo. sì, sì. E niente, Luca, allora volevo precisare qualcosina. Tu, abbiamo parlato del Festival di Avezzano e volevo puntualizzare anche con chi ci ascolta che comunque organizzare un evento, un grande evento come questo, che vediamo in scena per 2 sere, c'è cioè un grandissimo lavoro dietro di un anno. Tanto, C'è tanto, 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 tanto tanto. lavoro. Per qualsiasi evento si faccia. C'è talmente tanto lavoro che poi a una certa dice, oh, Non ce la non faccio ce più, la sì, faccio ma più. poi quello che è successo a me, Marco, sono sincero, anzi, mi diciamo, siccome non, è quasi un anno dalla 25esima edizione, perché il prossimo mese saremo esattamente a un anno dal 25ennale del festival, mi fai invece, mi presti il fianco e ti devo ringraziare per dire pubblicamente una cosa che in fondo non mi è stata chiesta, io neanche ho dovuto sentire il bisogno di annunciarla urbi e torbi, anche perché insomma io non mi sento di essere così importante da fare annunci. Poi tu sai il mio uso piuttosto parco dei social, Sì, è io non vero. sono uno che appare molto, e anche tu per questa intervista un po' mi hai dovuto Sì, convincere, è però ti vero, voglio è talmente vero. tanto bene perché tu sai che io non amo apparire, perché ho fatto e faccio un lavoro che comunque mi pone gioco forza in vetrina, però tu sei talmente carino, talmente simpatico, talmente bravo che l'ho Ma fatto chi ti con tutto il conosce, cuore. Luca, lo sa che sei una persona umile, Io buona, sono così, generosa. e tu lo sai. E, insomma, E un grande. grazie. Io appunto colgo l'occasione per dire che comunque sia, io avevo, diciamo, detto a voi cari collaboratori più stretti che mi sarei comunque fermato, anche perché ho avuto, grazie al Signore, la forza, ma anche la fortuna di fare 25 splendide edizioni. È una cosa storica, credo che sia da Guinness, perché in capo alla stessa persona, lo stesso identico organizzatore, direttore artistico e presentatore di un evento per un quarto di secolo, non lo so, non mi metteranno mai in nessun libro di storia perché non sono nessuno, però penso che tutto sommato nel mio piccolino ho stabilito un piccolo, piccolo, piccolo record. Questo per dire che Come insomma avevo deciso nel mio cuore, a malincuore, scusami il gioco di parole, di dire stop, perché sinceramente non lo so, qualche mano mi ha guidato, poi sinceramente alla luce di quanto è successo quest'anno con questo maledettissimo coronavirus, ogni giorno veramente, credimi,
come diceva mia nonna, mi faccio il segno della croce e dico: ma tu pensa se io adesso in questo periodo Vero. mi fossi Ne trovato, parlavamo anche qualche giorno fa, tra l'altro, esatto, davvero. nel cancan organizzativo più folle, in quel vortice da follia. Beh, non so che cosa avrei fatto, perché avrei dovuto buttare un anno di lavoro e fare un annuncio tristissimo. Ringrazio veramente i santi numi, come si diceva un tempo, che mi hanno consigliato di dire: hai fatto 25 splendide edizioni, non essere ingordo, stop. Veramente, anzi, colgo l'occasione ancora per dire grazie a tutti gli ospiti, alle maestranze, ai tecnici, a voi tutti, allo staff, ai cantanti, ai concorrenti, al pubblico che è stato nei miei confronti meraviglioso. Sapessi quanti messaggi privati mi arrivano e mi si ringrazia per questa Anche io mi sento manifestazione. di ringraziarti veramente perché diciamo è stata un po' la mia scuola, il Festival di Avezzano, ne ho fatto parte per 4 anni nel tuo staff Sì. e devo dire che mi ha dato veramente tanto a livello, insomma, tra virgolette professionale, perché Come no? mi ha aperto molte strade, poi dal Festival di Avezzano ho preso molti spunti e ho deciso anche di organizzare un mio evento, Esatto, insomma, stavo per dirti bravissimo, perché a dicembre avevo il concerto di Natale di musica di Stelle, sei sì. stato Il bravissimo, meccanismo è molto bravo. partito tutto dall'insegnamento del Festival d'Avezzano, ecco, spero di Sono farne. contento allora che un giovane bravo e brillante come te, insomma, sono riuscito ad insegnare poco poco, ma insomma mi fa molto piacere. Grazie. Grazie a te. E ti faccio un'ultima domanda e ci Sì. salutiamo, non ti rubo altro tempo, Luca. No, figurati. Ti manca un po' la televisione e se oggi Luca dovesse scegliere un programma, quale preferirebbe condurre? Allora, io ti devo fare complimenti per queste domande, perché mi fai togliere un altro sassolino dalla scarpa, nel senso che io nel 2015 ho Sì. Sì. notoriamente smesso di fare Uno Mattina. Ma la cosa che, ripeto, non mi è stata mai chiesta, né io mi sento così importante da dover annunciare, appunto, adesso ci rivuole, insomma, come ho detto poc'anzi nel festival, cose mie personali. Ma invece, serenamente, dopo 5 anni mi fai dire una cosa e chiarirla. Insomma, io ho detto no a Rai 1 nel 2015 perché non ho voluto fare di nuovo la stessa identica cosa, siccome mi era stato promesso di farmi tornare in studio perché nelle mie 14 annualità di Uno Mattina io ho alternato, come tu hai ben detto prima, momenti in studio come co-conduttore e momenti di inviato. Sinceramente io desideravo in cuor mio di poter tornare in studio, perché cominciavo a stancarmi a fare tutti quei giri come una Certo. trottola facendo l'inviato. Siccome la RAI, e io comunque ringrazio, non è una polemica assolutamente, mi aveva garantito che questo sarebbe successo, ma poi quell'anno di nuovo mi era stato detto invece che non si poteva. Io, per carità, non ho né sbattuto la porta né mi sono arrabbiato, ho semplicemente ringraziato, ripeto, continuo a ringraziare questa azienda, perché io comunque mi sono onorato di collaborare con il canale televisivo più importante d'Europa, e non era scritto da nessuna parte, quindi io comunque non sono nessuno e ancora adesso dico grazie, però ho detto basta, basta. Poi diciamo la verità che è stata concomitante un'altra chiamata che mi ha reso comunque felice. È quella della scuola, perché io sono esattamente 20 anni che sono abilitato all'insegnamento, come tu prima hai Sì, ricordato, delle sì, sì. materie giuridiche e economiche. Ci fu questa coincidenza quando si dice chiusa la porta e si apre un portone, nel senso, è vero che era un altro, per carità, ambito, però comunque diciamo anche la chiamata della scuola per l'incarico annuale, che poi ancora insomma attualmente io ho, diciamo che questo mi ha anche un po' ha contribuito a che io dicessi: e beh, forse è arrivato il momento di fermarsi un po'. Ma rispondo anche alla tua domanda in maniera più compiuta: io non ho abbandonato il mondo dello spettacolo, anzi continuo a presentare, a fare Certo, tantissime bellissime volevo cose. dirlo a fine domanda, alla fine risposta. Esatto, la televisione mi manca. I primi tempi avevo una certa nostalgia, poi Marco, guarda, te lo dico veramente sinceramente, siccome credo che ogni cosa abbia, come dire, credo avvenga nei tempi appunto in cui, essendo matura, può avvenire. Tutto ciò che doveva accadere, secondo me, è accaduto. Se poi di qui a 100 anni, coronavirus permettendo, passami questa battuta per Come no? sdrammatizzare un po', ecco, dovessero presentarsi altre occasioni, ma ovviamente per fare un tipo di televisione, cioè a 50 anni, credo anche dopo 34 anni di carriera, perché insomma ne sono passati altri 4, intanto, da quando si parlava di questo trentennale, credo di poter dire, avendo un bagaglio di esperienza notevole,
che questo tipo di televisione non mi fa impazzire. Quindi se mi dovessero arrivare delle proposte a me più congeniali, io per carità non mi tirerei indietro, però oggi a 50 non è la testa di quando ne avevi 30. Cioè, senti anche sinceramente il desiderio di poter scegliere, cioè di dire ma io non devo stare in televisione a tutti i costi. Cioè, io non sono da Grande Fratello, parlo sempre come conduttore. Certo. Cioè, io mi rivedo più in un tipo, forse sarò antico, sarò vintage, conservatore o una persona semplicemente di buon senso, spero di averle. Cioè, a me l'intrattenimento che vediamo oggi per la maggiore a me non piace. Cioè, io non sono per quel tipo di televisione violenta, verbalmente parlando, intendo, dalla parolaccia pace, dove viene omologata la bestemmia, un certo modo di comportarsi. Cioè, io, che sono nato appunto a pane e baudo, come dicevamo all'inizio, rimpiango tanto quel genere. Io sognavo di fare quel tipo di varietà, quel tipo di intrattenimento pulito, che arrivasse alle persone, ma in maniera serena, okay. Cioè non perché lavori in televisione, esatto, non perché lavori in televisione puoi permetterti di arrogarti il diritto di fare quel che vuoi, assolutamente no, forse se poi lo fai in casa, ma non in televisione. Quindi Marco, sinceramente no, se mi arriva una proposta decente, ok, altrimenti va bene così. Ok Luca, hai ragione su tutto, guarda. Detto schiettamente proprio, schiettamente, esatto. Senti Luca, grazie per essere stato ma grazie a te per avermi tenuto compagnia in questa intervista. Abbiamo scoperto tante curiosità, insomma, che magari la gente voleva sapere da tempo, ecco. Come no, mi fa piacere, speriamo che ci abbiano ascoltato, che ci ascoltino con interesse. Intanto io lo ringrazio sempre tutti, ecco, dico soltanto quest'ultima cosa, Marco, è un'occasione per dire grazie per l'affetto che ho sempre ricevuto da parte delle persone, sia nella mia città sia fuori. Devo dire la verità, in questo senso sono stato sempre molto fortunato, ho avuto l'affetto, l'incoraggiamento sempre di tutti, piccoli, grandi, uomini, donne, vecchi e bambini, è il caso di dire, e mi arrivano di continuo, per quanto io scriva poche cose sui social, sempre tante tante bellissime parole che mi si dedicano, e questo vuol dire allora che tutto sommato anche la via della riservatezza da me sempre scelta, tutto sommato paga, perché io non devo per forza apparire. Però quando c'è l'occasione professionale e umana, io non mi tiro mai indietro, ci sono. Quindi grazie a te per questa opportunità. Grazie a te Luca, ci vuoi lasciare con un augurio per questo? Guarda, non abbiamo toccato se non con qualche battuta appunto per stemperare, perché devono essere 10 minuti esatto, poco di più, di relax. Ma guarda, ti dico ciò che penso, è meglio che non te lo dico, perché altrimenti andiamo a finire con agitare ulteriormente le persone che ci ascoltano. Quindi io vorrei invece, più che fare delle considerazioni, perché non sono né un virologo, né un epidemiologo, né un dottore, un medico, spero invece da comune cittadino che tutto questo veramente sarà anche scontato, sarà anche retorico, passi prestissimo. Una punta di polemicuccia però vorrei tirarla fuori. Secondo me si è assolutamente sottovalutato il problema alla fine di gennaio, inizio di febbraio, non lo si è proprio capito. I medici da una parte ci dicevano e continuavano a dirci che avremmo dovuto fare e porre più attenzione, invece probabilmente da chi ci amministrava ed aveva le leve del comando in mano c'è stata un po' più di faciloneria, passami l'espressione. Sì. Se questo non fosse accaduto, invece oggi probabilmente saremmo meglio, saremmo meno tediati, meno preoccupati, perché la preoccupazione c'è. Noi non siamo medici, l'abbiamo detto prima, non possiamo fare nulla. Una cosa possiamo farla, non ostacolare il lavoro alacre, straordinario, che stanno facendo medici, infermieri, OSS, ai quali va il nostro più profondo ringraziamento. Una cosa possiamo farla, stare a casa e tenere il virus fuori dalla porta. Ecco, questo mi sento di dirlo. Stiamocene a casa, usciamo, non per fare la passeggiata, sono diventati tutti podisti, non andiamo al supermercato per comprare una fetta di pane. Riempiamo il carrello, si riesce dopo 10 giorni. Stiamo a casa, vi prego, facciamolo per tutti quanti noi. Grazie Luca, grazie mille. Grazie a te Marco, e un abbraccio. Sperando in tempi migliori, ti abbraccio e a presto. Grazie. Auguri a te per tutto. Ciao, ciao Marco, Luca. Ciao a tutti, ciao.